caro Don Feliciano, sono veramente contento che tu hai partecipato a questo pellegrinaggio insieme ai tuoi parrocchiani. Ti sono veramente grato, ti ringrazio di cuore e prego il Signore perché questa amicizia, questo contatto tra di noi, tra te e i tuoi parrocchiani, possa continuare per sempre. Pensa che non fanno come col calcio in America, che sento il cavallo e il calcio che sta domani. These knots are gonna come untied. Send me not climb down from this tree. Walk on land will be so heavenly. And if I don't know what to do, oh, I swear that I won't follow any of you. Because all that's wanted by lay our tracks in the settling dust. All that's one. And I've been led blindly through the light of day. And I know now that none of you fools know the way. None of you fools know the way. Le linee fondamentali di questa grande figura di sacerdote, Giovanni Foci, era il 50° della sua morte e il 100° della sua ordinazione sacerdotale. Presento padre Tagni, padre Ugo Tagni. Ma oggi lui è qui perché è stato un ex alunno dell'opera Don Foci, ha conosciuto personalmente Don Foci e quindi ci parlerà volentieri di lui e noi attraverso la sua testimonianza possiamo avere una prima conoscenza di questo Don Foci. Sono veramente felice di essere qui in mezzo a voi perché rivivo in questo momento la primavera della mia vita, gli anni meravigliosi che hanno scolpito in me tanti desideri bellissimi che mi hanno segnato profondamente la mia vita, soprattutto qui in Vaticano. Nell'ottobre del 1956 sono entrato a Valle di Colonnina per frequentare la prima media del preseminario. Provenivo da una famiglia povera ma ricca di fede e felice della mia scelta di diventare sacerdote. Padre Giovanni Foci aveva già ricevuto l'invito di portare i ragazzi del preseminario di Valle per il servizio liturgico nella Basilica di San Pietro e un primo gruppo era già partito per questa meravigliosa esperienza. Il Papa poi ci parlava con grande amore e venerazione, chiamandolo, come Santa Caterina, il dolce Cristo in terra. Giugno e luglio del 1957
servivano nuovi chierichetti per aiutare e permettere un tempo di vacanza a quelli che erano già in servizio in Vaticano. Subito ci accorgemmo che anche il Papa Pio XII era informato e contento del nostro servizio. Il Vaticano senza il Papa aveva una connotazione di tristezza, ma ben presto si creò un clima di attesa del conclave per l'elezione del successore. L'elezione di Paolo VI il 21 giugno 1963 non fu una sorpresa, tutti se la aspettavano. Anche per l'opera e in particolare per il presidinario fu una grande gioia. Giovanni Montini, già arcivescovo di Milano, conosceva personalmente Don Fulci, stimava e appoggiava la sua opera. E divenuto Papa, continuò ad amare e ad aiutare il presbiterato e a essere orgoglioso dei suoi chierichetti in San Pietro e a vegliare perché il suo insegnamento continui ad essere di guida a tutti coloro che l'hanno conosciuto e amato. Amen. È stato preparato questo buffet, questa cena buffet. Sulla destra ci sono gli aperitivi con cui iniziamo e poi dopo ci saranno anche antipasti, primi, secondi, e bisogna ringraziare tutte le signore che hanno preparato da diversi giorni insomma questa cena, i ragazzi dal primo all'ultimo che hanno collaborato nelle fatiche di portare lì sistemare gli ombrelloni, le sedie, i tavoli. Anche hanno preparato qui in fuori un grande cartellone con tutte le classi di Don Fulci e poi durante la cena anche qui proietteremo qualche immagine del passato, dell'opera di Don Fulci. Ecco, allora buon appetito a tutti. E poi
in un secondo momento Costantino ha fatto tagliare a metà il Colle Vaticano e ci ha fatto costruire la Basilica di San Pietro nel 324, la Basilica Costantiniana che poi è stata distrutta e ricostruita nel 1506 da Giulio II. Thank you.
devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non sono dare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine. All'interno della quale figura il lavoro schiavo. E da quando eravamo piccoli i nostri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera per educarci a sentire che l'amicizia e l'amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate. Desidero infine rivolgermi, come di consueto, ai giovani, ai malati e agli esposti novelli. Cari giovani, siate innamorati di Cristo per seguirlo con slancio e fedeltà. Voi, cari ammalati, immergete le vostre sofferenze nel mistero d'amore del sangue del Redentore. E voi, cari esposti novelli, col vostro reciproco e fedele amore siate segno eloquente dell'amore di Cristo per la Chiesa. Grazie. Il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domine Cristo, et ex Spirito tuo, Domine Benedictum, ex Spirito tuo, Adiutorum nostrum, Domine Domine, Fece di cielo e di terra. Bendita vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, Amen. Amen.
anche se non ci conosciamo, dimmi cos'è. È predisposto quel palazzo tutto isolato telefonicamente, le finestre sigillate eccetera, perché i cardinali devono essere separati dal mondo per riflettere sul conclave, è successo poco fa. Poi in modo del tutto eccezionale quest'anno il Papa ha voluto continuare ad abitare lì e abita il Papa proprio dove c'è quella bandiera, quelle due finestre sono la sua camera e il suo studiolo. E quelle altre due sulla destra sono il soggiorno dove accoglie i suoi amici, le persone che vengono qui. Qui vi ho detto le tombe di questi papi, Papa Leone II, III e IV, San Leone Magno. In tutta la Basilica Vaticana, comprese le grotte, sono seppelliti 149 papi sui 266 esistiti nella storia da San Pietro a Benedetto XVI. Vedete lì in fondo c'è questo grande monumento che si chiama Altare della Cattedra. Perché Altare della Cattedra? La cattedra non è come a scuola, Daniele, magari adesso la cattedra è quella dove ci si insegnano gli insegnanti, no? Mentre la cattedra, dal latino cattedra, è la sedia sulla quale il vescovo recitava le sue omelie, tra cui anche il Papa, e da qui il nome poi cattedrale, dove c'è la cattedra da cui il vescovo insegna per il suo magistero. Adesso scendiamo nelle grotte vaticane dove vedremo il peripolo, che è tutto un corridoio circolare che ruota intorno alla tomba di Pietro e dove hanno scoperto da pochissimo tempo delle cappelline molto antiche con degli affreschi bellissimi che adesso vedremo. In queste grotte ci sono molto belle, anche in questa cappellina come in tutto il corridoio che percorreremo non c'è un punto bianco, tutto affrescato, tutto pieno di candelabri, altro nel 2005. Appunto con il beneficio di alcuni cavalieri di Colombo, perché prima non si sa come mai col passare del tempo alcuni di questi affreschi erano stati coperti con dell'intonaco e sono stati scoperti e restaurati solamente da... Vedete, alcuni altari sono ancora a muro, no? Come si utilizzava tanti di voi sicuramente nel concilio, prima del concilio Vaticano II. Qui ci troviamo nella cappellina, si chiama della Madonna della Bocciata, ha un nome strano, Madonna della Bocciata, perché? Perché questo affresco sempre antico del IV e V secolo che vedete era situato nell'antico portico della Basilica di Costantino e nella seconda metà del 1500, quando le truppe di Carlo V invasero Roma, un soldato delle truppe di Carlo V, un po' ubriaco, dopo aver perso al gioco delle bocce, prese una boccia e la scagliò contro la Madonna, colpendola nella guancia destra. Vedete nella guancia destra Costinio, per le ossa di San Pietro esattamente qui. Quindi voi immaginate per un attimo che ci troviamo al centro della cristianità, dove per 2000 anni sono state trovate le ossa di San Pietro. E vi dicevo che se facendo un filo di piombo dal centro della cupola cade esattamente sulla tomba di Pietro e indicai che il centro nevralgico, spirituale, ma anche fisico di tutta quanta la Basilica. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. E questa era la cappellina preferita del Papa Beato Giovanni Paolo II, Papa Carlo Coentino, che veniva spesso qui in questa cappellina, proprio lì dove sono sedute le due signore.
Signore. Veniva lì e si inginocchiava e pregava la Madonna tante volte, anche per avviare le sue intenzioni personali e le intenzioni di tutta la Chiesa, chiudevano le grotte e lui veniva a pregare la sua Madonna, la chiamava la Madonna del gesto povero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Madonna di Cestacova, prega per noi. Beato Giovanni Paolo II, prega per noi. Allora, purtroppo, come avete visto, il tempo, non so se riusciremo a fare la messa alla grotta, però vale la pena visitare i famosi Giardini Vaticani. E questi Giardini Vaticani sono 15 ettari sui 44 ettari di tutta la città del Vaticano. 15 ettari solo di Giardini Vaticani, con diverse fontane, diversi disegni fatti con le piante, i fiori, più di 30 giardinieri. Questa che vedete alla vostra destra è il palazzo del Governatorato. Il Governatorato è la sede di tutti quanti gli uffici economici, tecnici della città del Vaticano, perché la città del Vaticano è uno Stato e il Governatorato presiede a questo Stato. Il presidente attuale del Governatorato si chiama Monsignor Bertello, Cardinal Bertello, che è nunzio apostolico in Italia, e questa è la cappellina del Governatorato annessa. Questi palazzi che voi vedete, questo qui è quello della stazione da cui siamo passati, della ferrovia, sono palazzi che risalgono al 1930, l'anno successivo alla firma dei patti lateranensi, quando l'11 febbraio del 29 il cardinal Gasparri e Mussolini firmarono i patti lateranensi, per cui al Vaticano, alla Santa Sede, fu data, diciamo, la giurisdizione di un territorio ben preciso, che sono questi 44 ettari più altri palazzi extraterritoriali che sono all'esterno del Vaticano, tutte le basiliche maggiori, la cancelleria, eccetera. Vediamo sulla sinistra una bellissima piazza e poi quella lì in fondo che è la famosa cassina di Pio IV, tutta fatta con degli stucchi e all'interno anche affrescata, la vediamo da giù.
vedete qui dentro la Madonna della Guardia, la Madonna che nel porto di Genova fa da accoglienza. È una coppia che ha fatto mettere il Benedetto XV, che è originario di Genova. Thank you.
Basilica Costantiniana aveva un quadriportico, una loggia delle benedizioni da cui si affacciava il pontefice e poi si entrava una basilica a cinque navate. Quando è stata distrutta, vi ho detto che era un tesoro di ricchezze, di mosaici, di marmi, hanno avuto il buon senso di salvarne delle tracce. Una delle tracce più famose è proprio questa pigna. Il pellegrino, entrando nel quadriportico, veniva abbracciato da quest'atrio e al centro rimaneva colpito da un tettuccio baldacchino protetto da delle colonnine di porfido che proteggevano una gigantesca pigna bronzea dalle cui scaglie scaturiva l'acqua. Magari della presenza della dottoressa Consolini, in quanto ci dirà, e se poi c'è qualche domanda in merito lo possiamo fare. Allora io introduco rifacendomi un attimo a quello che ha detto ieri il cardinale Angelo Amato, che non so se tutti abbiamo capito, vabbè, lui è il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, è il mio capo ufficio in un certo senso, perché è quello che presiede il dicastero che presenta poi al Papa i lavori che noi facciamo per indagare sulla santità di una persona. Tutti abbiamo la fede, perché tutti i battezzati l'abbiamo avuta come virtù infusa nel momento del battesimo, ma ai santi si chiede di aver avuto fede eroica, quindi questa fede a tutto tondo, che va provata con delle prove che devono essere inconfutabili. Fulci non perse mai il coraggio, non perse mai la fiducia, non perse mai la convinzione che il Signore l'avrebbe aiutato. Un'altra caratteristica della fede è l'amore che una persona, un servo di Dio, ha verso l'Eucaristia, che non è la semplice devozione, è proprio la manifestazione del credere nella presenza reale di Dio, vero uomo, vero Dio, che è lì e che ti accompagna in ogni momento della vita. Io sono il tuo tabernacolo vivo, mio Gesù, ho ineffabile mistero di misericordia e di amore. Ti ho consacrato e ti ho mangiato nella santa messa appena conclusa. Ora sento tutta la tua onnipotenza che mi assorbe. Non voglio resistere. Ti adoro con l'offerta di tutto me stesso, anima e corpo, di ogni mio affetto, di ogni mia volontà. Il 22 gennaio 1963, quindi poco prima di morire, il servo di Dio che si trovava a Loano si rivolse a tutti i fratelli e le sorelle dell'opera mediante una lettera, scritta appunto un paio di mesi dalla sua morte, che possiamo considerare una sorta di testamento spirituale. Tra le tante cose belle che scrive c'è una frase che secondo me può riassumere tutto questo discorso sulla fede. Scrive: riconosco i miei difetti, i miei sbagli, i miei peccati. La volontà è di distribuire il Signore, questa è la vocazione e la missione di ogni sacerdote. Le idealità, le aspirazioni, i piani sono da studiare, di volta in volta da attuare, intanto in quanto il Dio lo vorrà, e tutto a suo tempo. Di tutti questi ideali, grazie al Signore, punto di partenza, centro e finalità sempre, cioè comunque siano le cose che
realizzerò, gli altri realizzeranno, sempre e solo sia il sacerdozio di Gesù, Redentore e Salvatore. Quindi qualsiasi cosa ha come principio Dio e come fine Dio. Voi pensate che questa è la fede, ma di ogni virtù è stato fatto questo lavoro. Fede, speranza, carità verso Dio, carità verso il prossimo, giustizia, fortezza, temperanza, prudenza, castità, povertà, obbedienza, umiltà. Per ogni virtù questo povero uomo è stato sottoposto al microscopio e di tutte bisogna arrivare a dire ha vissuto questa virtù conformemente al Vangelo. Ringrazio perché siete stati ad ascoltarmi nonostante la fatica, le marce forzate e tutti i costori. Don Mario Lauretti è stato rettore. Quanti anni sei stato rettore del preseminario? 4 anni. Non l'hai fatto oggi? Oggi. Intanto, se lo fai domani, non è quello che devi fare ieri, perché il ieri non lo puoi recuperare domani. Ma intanto c'è la sta fissa. Parlo un po' romano io adesso. Okay. Aveva questa fissa e ogni tanto saltava fuori con questa cosa nell'esame di coscienza. Giardini siamo di mughetti, siamo romani in più tra steverini, no per fantasse siamo i più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini, se dice gente allegra Dio l'aiuta, noi siamo allegri e poi sapere perché, ogni tanto una magnata e una bevuta, e tutto quanto è resto.
celebrazione eucaristica che conclude il nostro pellegrinaggio a Roma nell'anno della fede. Grazie Don Angelo per averci introdotto a questa Eucaristia, grazie per aver voluto questo pellegrinaggio così significativo, grazie a tutti i sacerdoti concelebranti e a tutti voi. Il ricordo dei buoni, il ricordo dei santi, possiamo dire, resta in benedizione per sempre. Don Giovanni Volci sicuramente è stato un uomo che ha costruito la vita sua. Ed andando in cielo 50 anni fa, lo stesso anno in cui è andato in cielo Giovanni XXIII, Papa Giovanni. Sia Don Volci che Papa Giovanni appartengono ad una generazione straordinaria di sacerdoti, sono tutti contemporanei. Pensate a Don Carlo Gnocchi, pensate a Don Morella, amico di Don Volci, pensate a Don Arione, pensate a Don Mazzolani, pensate a Don Giovanni Zampa, Don Fascibelli a Firenze, Don Calabria, e potrei continuare, una generazione di preti che ha fatto veramente la storia e nei quali si poteva sentire, avvertire la presenza di Dio. Non si spiega un sacerdozio di questo genere se non ha delle radici. Le radici sono la famiglia. Il prete santo, è stato scritto, è una segnaletica indispensabile per orientare la gente e la via del bene. Fare presa di Calcutta, una donna molto sensibile, proprio al tema relativo, un giorno disse: nei paesi del terzo mondo alcuni giovani muoiono per mancanza di pane, ma nei paesi del benessere tanti giovani muoiono per mancanza di ideali. E concluse: questa seconda situazione è molto peggiore della prima.
poi quella è la porta santa, quella alla vostra destra è la porta santa da cui si entra durante il giubileo di solito è ogni 25 anni. A Roma le porte sante ce ne hanno quattro basiliche, la Basilica di San Pietro, abbiamo visto, San Paolo, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Adesso è stato nominato da poco arciprete della Basilica di San Paolo ed è stato fatto cardinale nell'ultimo, nel penultimo concistorio. Nell'ultima eminenza si può far fare una preghiera sulla tomba di San Paolo. Preghiamo insieme al Padre nostro. Sì. Il Padre nostro. Sì. 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 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Buongiorno, benvenuti al santuario. Già avete visto all'interno il nuovo santuario, ma cerchiamo di precisare la situazione storica del nuovo santuario per poi collocarci all'interno. E dunque, quel giorno appunto entrarono gli alleati, noi sappiamo Roma città aperta e quant'altro, mentre i tedeschi retrocedevano gli alleati pian piano entrarono. L'11 giugno del 44 fu lo stesso Pio XII che rinnovò il voto e lo rinnovò da quel pulpito che noi vedremo dentro e che voi sicuramente avete già avuto l'opportunità di vedere. Sì, consiste in questi tre punti: la conversione dei romani, le opere di carità e poi appunto la costruzione del nuovo santuario. Ora, il nuovo santuario ce l'abbiamo, le opere di carità ci sono, la conversione dei romani non lo so. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Di rispetto e di partecipazione. Sì, io mi sono stupito un po' anche l'organizzazione, come ci hanno accolto, sono cose di veramente. Abbiamo veramente mangiato bene, ci hanno proprio trattato con i fiocchi, diciamo proprio la verità. Sia la mamma del Don Luigi, che proprio anche negli altri posti dove siamo andati abbiamo mangiato bene, trattato bene. La preghiera, molto sottolineati, e però a me ha fatto piacere, perché sono io di quel parere, però non escludo neanche che magari qualche risata è meglio anche farla, altrimenti sarebbe troppo monotono, non siamo dei santi. E i tuoi compagni chierichetti cosa direi? Mi mostro le foto e dice, fate così come... È stata un'esperienza bellissima, ed è vero, avere con che entusiasmo appunto, come godeva con questi piccolini, ecco, mi sarebbe piaciuto portare anch'io un bambino piccolo per poter dare il braccio a... Tutta questa accoglienza, tutta questa cosa così, non l'aspettavo, cioè, veramente riconosco che sono stati grandi, ci hanno accolto benissimo. E poi è stato bello, cioè, vedo che tutti noi siamo stati colpiti da questa cosa. Sono soddisfatta in tutto e specialmente tutto quello che abbiamo trovato per l'accoglienza della congregazione, quella lì di Don Fuoci. È stata molto, un'esperienza bellissima.